Perché io, ragazzi, suonavo la chitarra, vi giuro. Ave Fiani! Prima di iniziare il vlog, vero e proprio, vogliamo leggere delle frasi che ci avete scritto nel vlog precedente. Esatto. Che erano con l'hashtag mi aprirei una mano per. Chi non l'ha visto non lo sa, chi l'ha visto lo sa. Perché se no, cosa le scrivereste a fare se poi noi non le leggiamo nel video successivo? Ma è vero. Silva ha il cellulare aperto sulla borsa. Vabbè, cioè, è uno con questi sblocca. Con questi occhiali se lo può permettere, sì, se tu fai così non se lo può permettere. Io mi disiscriverei dal canale. Parliamone, ragazzi. Allora, stiamo andando a ripescare i commenti che ci avevano fatto divertire. E Giacomo Fontanecchia ci scrive: mi aprirei una mano per Sasha Grey. Porco che non sei altro! Il perché ve lo lascio immaginare. Passo il testimone a Fefo. Fefo Tadako, mi aprirei una mano per incontrare tutti i miei... Questa è dolce. Incontrare tutti i miei youtubers preferiti. E fin qui ti lodiamo e ti amiamo. Per me non c'è cantante che tenga di fronte i loro video. Tipo Tiziano Ferro davanti al computer, no? Guarda un video e fa: oh, oh, no, non tengo. L'ultima abbiamo Ginevra e Anna. Che mi aprirei una mano per vedere una foto di una mia prof sbronza. Io mi chiedo, chi non si aprirebbe una mano per vedere una foto di una prof sbronza? Ciao Fefo. Questi erano gli hashtag che più ci hanno colpito. Però ci sono anche tutti gli altri, sì, infatti, dove avete scritto. Ce ne sono moltissimi. Ne avete scritti 200. Di cosa parliamo oggi? Oggi, dato che tra pochi giorni è sabato, che cosa c'è sabato? Cosa c'è sabato? C'è una festa. Una festa che si chiama San. Guarda quello lì. Ne va proprio Valentino, guarda lì. Fuori. Io vi voglio bene. Ma anch'io ti voglio bene. Allora, io sono fidanzato, però rimango di questa idea: San Valentino non mi piace, ma zero. Perché? Ed è così che dal giorno dopo divento single. Esatto. No, ma perché? Secondo me San Valentino è una festa consumista. E vi spiego perché. Perché io, fidanzato da 2 giorni, 4 ore, 9 anni, 90 anni, 1 era, devo regalare la rosettina, i cioccolatini, portare fuori, spendo 8.000 euro solo quel giorno? Esatto. Tu dici, magari non hai soldi, lo fai perché solo quel giorno. Esatto. Bisogna amare tutti i giorni, non solo San Valentino. Anche io sono della sua idea. Vabbè, però io sono dell'idea che ci può essere un giorno per dimostrare, ma neanche per dimostrarlo, perché si festeggia, un po' come il Natale, dai, ci sta. Vogliamo proporvi un hashtag, non cosa ne pensate, ma che cosa farete? Infatti con l'hashtag cosa farò a San Valentino? Perfetto, ce l'ho fatta! Cosa farò a San Valentino? Ci scrivete: non sono fidanzato, faccio quello, sono single, non faccio niente. Cose improbabili che farete, che cosa farete a San Valentino? Anche io. Cosa vorreste fare? Esatto. Ma le persone che si chiamano Valentino festeggeranno l'onomastico. Il momento del koala Fefo. Il momento del koala Fefo. Mi hanno mangiato i denti. Questo è il momento della... Ci avete proposto una challenge, Fede, esatto. quale challenge? The challenge. Fede, allora, ci avete proposto questa challenge in cui noi, facendo un qualcosa che in teoria dovrebbe farci ridere, dobbiamo stare con dell'acqua in bocca e il primo che ride ovviamente sputa l'acqua in faccia all'altro e perde. Lo lercia. Esatto, lo lercia. Quindi voi perde. La cosa divertente che voi vi divertirete a guardarci sputarci addosso. Fate una cosa, acqua. Mettetevi dell'acqua in bocca anche voi davanti al monitor, sì, così. Esatto. Così davanti al monitor e quando ridete, ridete. Esatto. Buttatevi al PC. Mi raccomando, esatto. Ci contiamo, Mentre avremo l'acqua in bocca, noi cosa andiamo? Andremo a leggere delle domande? Andremo a leggere delle barzellette, a vedere dei video divertenti? No. 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 Noi leggeremo i commenti ad un nostro video. Quale video? Best Song Ever parodia di One Direction. Perché è sotto quel video che sono arrivati i peggio insulti di questo mondo. Anzi, i commenti peggiori, che magari li peschiamo anche da Andrea Di Pre. E anche, come ha detto Fede adesso, i commenti della Tradipro Official Song e Best Song Ever. E qui inizia la challenge! Fede, alla salute. Abbiamo già un perdente. Primo commento. Mm.
avete fatto? Pensate che siete divertenti al contrario di essere solo degli idioti pervertiti? Pensate di aver fatto chissà cosa? Oh! Cazzo gioisce, sai che ti ha sputato in faccia? C'era più saliva che acqua. Siete dei fighi, il video mi è piaciuto un sacco ma mi ha fatto cagare. E siete... Ho vinto. No, ma cosa fa questo? Passiamo all'altro video con più critiche e commenti negativi. Che cosa fate? Un Rush-An scrive: ma cos'è sta merda? Questi bimbi d'oggi li prenderei a schiaffi, misto pugni, o corrono le maniere forti. Scorreggia fritta. Ho vinto di nuovo. La challenge devo dire che è stata molto bella. Raga, non l'abbiamo ancora fatta, la facciamo dopo. Ci siamo bagnati un po'. In realtà non abbiamo fatto nulla, no? In realtà dobbiamo ancora andarla a fare la challenge, perché prima finiamo il vlog. Vabbè ragazzi, capiteci, cioè, non possiamo andare a fare una cosa, parlare, ci cioè, finiamo. Per il prossimo video dovrete scriverci tutti. Cosa? Che altra challenge fare? Quindi ci proponete una bella challenge. Però ragazzi, e poi... avete visto cosa abbiamo già fatto? Proponetecene altre, perché ne sono arrivate un sacco, no? Sì, molto divertenti, molto simpatiche. Quindi direi che può iniziare il... Sì, può iniziare, fuck, vai! La prima domanda, Frankscry. E ci chiede, fuck, siete con o contro i risvoltini? Ed è qui che casca l'asino! Boom! Sono assolutamente contro i risvoltini. Li odio, mi fanno penso schifo, cosa c'hanno? L'acqua in casa? No, scherzi, contattatemi. Tutti quelli che portano i risvoltini, che io conosco un buon idraulico. Se avete acqua in casa, sì, contattatemi, sì, in privato. Ma più che altro penso profilo. Che sia comune la cosa di odiare, cioè, ma poi non odiare la gente che odia, proprio i risvoltini, sì, di per sé. Io allora, sono per certo che almeno la persona, tutte le persone che ci stanno guardando, sì, hai risvoltini in questo momento. Almeno un bel po'. Minimo, mi rivolgo a te. Tu che ce li hai in questo momento, li hai tolti 10 minuti fa che sei arrivato a casa. Perché? Perché li togli? Perché ci sono meno 8 gradi fuori. Fa freddo. Fa freddo. Perché? 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 Perché questo? I peli. Andiamo per la foresta. Urca, andiamo per la foresta. Gianmarco Chinazzi ci chiede: fuck, con la K perché è più figo. Fuck. Se poteste cambiare qualcosa nella vostra vita, cosa cambiereste? Bella domanda. Cioè, molto bella. è bella, sì. Sì. È proprio bella. Ma non sappiamo che cazzo dire. Il suo problema è che molte persone non saprebbero cosa dire. Ma io sinceramente non cambierei nulla. Adesso voglio dire una cosa semiseria, ma però semi, perché Filo mi accompagnerà facendo il pirla. Chi avrebbe, cioè tutti che hanno i problemi, se avessi la vita di quello, se avessi la vita di quell'altro. Però chi avrebbe davvero il coraggio se gli si proponesse uno davanti e gli dicesse: ti do la possibilità di cambiare la tua vita. Cioè, tutto quello che hai fatto non succederebbe più, ma la cambi completamente. Cazzo, scriviamo un film. Chi avrebbe il coraggio di farlo? Tu avresti il coraggio di... se uno arriva lì e ti fa: ti faccio entrare nei panni di quello, però tu sai che tutte le cose belle, anche che hai vissuto, non le rivivresti più. Lo e fa? Io chiedo, voglio vivere nei panni di quello, ma tenermi quelle esperienze che mi sono piaciute. Sti cazzi. Io no, io sinceramente no. Io... avrei il coraggio di farlo. Mi alletta l'idea, ma non so se riuscirei a farlo. Arcia! La scorsa volta non mi avete cagato. Premetto una premessa, ragazzi, nel mio cagato. Faccio a nome di tutti e tre una premessa. Non ve la prendete se non leggiamo magari il vostro commento. Il problema è che per questioni di tempo non possiamo leggerli tutti, perché ne arrivano ogni volta tanti. Beh, ragazzi, e quindi peschiamo cercando di differenziarli ogni volta. Cioè, qualche trota, qualche... Infatti, io sto cercando di dire una cazzo. Voi continuate è brutto da dire provarci, ma non possiamo prendere tutti, esatto, altrimenti faremo un video di giorni. Comunque abbiamo Sara Recchia che dice fuck. Ma non puoi
E però ragazzi, dovete stare, la scorsa volta non mi avete cagato, perciò questa volta farò una domanda migliore. Cosa fareste se foste donne per 24 ore? Io per 24 ore mi guarderei le tette. Anch'io. Anch'io. Io per 24 ore, se è un giorno normale, quindi non con il ciclo, andrei a dire: beh, che bello essere donne, però tanto domani sarò già maschio e non potrò provare l'unica cosa brutta di essere donna, il ciclo. E andrei a rinfacciarlo a tutte. Ma perché prova la cosa persone. Brutta? Prova la cosa brutta. Infatti, ma appunto, io proverei il giorno bello. Qual è, cioè, il giorno bello? Perché questo ragazzo è così complicato? Oh. Mica vecchio come lo vuoi. Volevo ricordarvi di fare le solite tre cose. Di rispondere all'hashtag cosa farò a San Valentino. La seconda cosa da fare, proporci una bella challenge, mi raccomando, perché quella di oggi è stata figa, quindi un'altra figa. E la terza cosa, di farci la domanda per il fuck. Quindi hashtag challenge e domanda per il fuck. Voi dovete seguirci sui social network, perché noi non siamo solo su YouTube. Ci trovate anche su Facebook, Instagram, Twitter, Ask. Li trovate tutti sotto in descrizione. E quindi ragazzi, seguiteci, let's do it, facciamolo, qua. Facciamolo. E ancora non foste iscritti, perché c'è qualcuno che magari sta guardando questo video che non si è iscritto, clicca il bottone che metto qui. Ricordatevi di fare queste tre cose. Noi ci vediamo fra due lunedì con il vlog, ma la prossima settimana io vi spiego. Lunedì esce un comedy, lunedì dopo il fuck, lunedì dopo il comedy, lunedì dopo il fuck. Ed ogni venerdì in alternanza. E in ogni venerdì, tutti i venerdì, le interviste in 120 secondi. Ci vediamo. Ricordo che musica della vita alle 4 è in lavorazione. Sta arrivando musica della vita alle 4. E quindi io dico fino, chiudi questo video e sposta quel boss. Sì, chiudiamo sto video. Wow. Let's do it.